buonasera, bentrovati, bentrovato Paolo, buoni Ciao, giorni della Chiesa. Ciao Simona, bentrovati anche a tutti gli amici che ci seguono anche questa settimana da casa. Tanti temi che affronteremo questa sera, sono anche tanti gli ospiti che abbiamo il piacere di avere qui nel nostro studio. Parleremo di incontri diversi, ma che in realtà sono l'uno connesso all'altro, non solo perché alcuni di questi sono organizzati anche insieme, ma perché in fondo parliamo della famiglia. Quando parliamo della famiglia parliamo degli adulti, di una famiglia, di una coppia di sposi, ma parliamo anche dei ragazzi, parliamo del valore dell'educazione. E allora andiamo subito a presentare i nostri ospiti, perché poi usciremo anche dallo studio, perché abbiamo fatto delle belle interviste anche durante la settimana, perché è un periodo in cui gli incontri insomma ce ne sono tanti e occasioni di approfondimento ce ne sono diverse. Vado a salutare un gradito ritorno negli studi dei giorni della Chiesa, Daniele Celli della Consulta di Pastorale Scolastica. Daniele, ben trovato. Grazie per l'invito e ben trovati anche voi. Al suo fianco un altro graditissimo ritorno, quello di Don Cristian Squadrani, del direttivo della pastorale giovanile e vocazionale. Benvenuto Don Cristian. Ciao, buonasera a tutti, grazie. E poi li vedete vicini vicini, ma perché loro sono una coppia di sposi, e che coppia di sposi, ha visto anche, poi ci racconteranno della loro grande e meravigliosa famiglia. Sono con noi questa sera Jutta e Carlo Vanni. Jutta e Carlo seguono l'incontro matrimoniale. Benvenuto e grazie, benvenuti. Grazie a voi per l'invito. Un'altra bella coppia che va a chiudere il nostro gruppo di ospiti, perché con noi questa sera ci sono anche Antonella e Massimo Frisoni dell'ufficio di pastorale familiare. Benvenuti anche a voi. Grazie anche dell'invito. Poi siamo ancora di più perché ci sono tutti i loro figli a casa che ci stanno seguendo, chiaramente. Quindi già questa sera lo share è altissimo, poi dopo ci facciamo dire quanti figli hanno. Poi ci sono anche quelli di Paolo, e quindi già veramente andiamo ad un audience altissima. Dicevamo, Paolo, tanti appuntamenti che stiamo vivendo all'interno della nostra diocesi, stiamo sfruttando ogni serata per parlare di qualcosa di bello. È proprio così, sono tanti e si susseguono uno dopo l'altro, sono davvero molto interessanti, con argomenti diversi. Questo davvero a significare che quando si parla dell'uomo, la Chiesa ha ben chiaro che l'uomo a 360 gradi non è un monolite. Partiamo, come dicevi tu all'inizio, da un incontro che ha una caratteristica principale: essere organizzato da molte sigle della nostra diocesi. Già questa è una cosa bella, non capita spesso, ma sempre di più sta avvenendo nella Chiesa Riminese il 21, che è lunedì, novembre, un incontro. Il 29 novembre. Scusate. Ecco. Ci sta, perché sono tanti gli appuntamenti. 29 novembre, quindi non il lunedì prossimo, quello successivo. Che è proprio lunedì, ecco, sul giorno siamo sicuri, è un incontro sulla responsabilità educativa. Daniele, tu sei uno di quelli che ha è del gruppo che ha composto, un gruppo molto numeroso che ha pensato a questo appuntamento. Ecco, raccontaci un po' che cosa potremo trovare in questa serata al Teatro del Seminario di Rimini. E se vuoi, Daniele, anche un po' perché è nato il desiderio di fare questo incontro e mettersi insieme a ragionare. Sì, parto subito da questo accenno al mettersi insieme, che non è così scontato per nessuno, né dentro la Chiesa né fuori della Chiesa, e però mi pare significativo sottolineare il fatto che non è la prima volta che la pastorale scolastica, che io coordino insieme all'ufficio della pastorale familiare e insieme all'ufficio della pastorale giovanile vocazionale, già negli anni precedenti hanno iniziato a lavorare insieme. Non tanto per ottimizzare le energie, che è una conseguenza. Ma perché noi già facevamo il metodo sinodale, Daniele. Brava, ancora prima tolto, che se ne parlasse. Mi hai tolto le parole di bocca, perché in realtà non si inventa nulla nella Chiesa, ma semmai si riprende, si approfondisce. Bene, questo significa che c'è un cammino già avviato, già impostato, di condivisione, di collaborazione, di comunione, vorrei dire. Perché nasce questo incontro? Questo incontro nasce anche sull'onda di una preoccupazione che non nasce da noi, nasce dal Santo Padre, nasce dai Vescovi italiani, nasce nella Chiesa tutta, che è quella di assumere una responsabilità più chiara, più netta, più efficace per quel che riguarda la responsabilità educativa in rapporto alla tutela dei minori. Sappiamo per notizie di cronaca, e non solo per notizie di cronaca, quanti drammi, vorrei dire quante tragedie negli anni scorsi, soprattutto per quanto riguarda
la pedopornografia, gli abusi sessuali su minori hanno travagliato la Chiesa, e per la verità non solo la Chiesa, dentro la Chiesa se ne parla anche parecchio, non ancora completamente, ma anche parecchio, fuori se ne parla un po' di meno, ma il dramma è in realtà molto diffuso. Il Santo Padre ha inviato anche 2 anni fa una lettera apposita alla comunità ecclesiale per invitare a assumere una responsabilità nuova in questo campo. È stato costituito un servizio nazionale tutela minori da parte della CEI, e anche in diocesi è stato attivato un servizio diocesano tutela minori. Bene, il servizio diocesano tutela minori, insieme appunto alla pastorale scolastica, alla pastorale familiare, alla pastorale giovanile, hanno promosso per lunedì sera 29 novembre alle 21 presso il teatro del seminario un incontro pubblico al quale parteciperanno due persone, si potrebbe dire anche esperti, ma innanzitutto vorrei dire persone che hanno certamente qualcosa da insegnarci e possono aiutarci su questo tema. Si tratta di Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia, perché gli elementi, come qualcun altro può citare a capire, sono due: la coppia è una cosa, la famiglia è un'altra cosa, per quanto siano ovviamente connesse, ma non vanno confuse. E poi Fabio Santarini, psichiatra e psicoterapeuta. Vorremmo in questa occasione inquadrare il problema della tutela dei minori non appena in un'ottica normativa e giuridica terapeutica, ma vorremmo inquadrarla in un'ottica pedagogica, in un'ottica educativa, perché parlare di tutela dei minori significa aiutare una persona più piccola a crescere, a diventare grande, salvaguardandola rispetto a una serie di rischi e di abusi che oggi sono sempre più diffusi anche se non nascono oggi. Ma non si tratta appena di tutelare i piccoli, si tratta innanzitutto di aiutare i piccoli a entrare nel mondo, perché educare significa questo: aiutare un altro a introdursi in maniera responsabile nel mondo. Allora, cosa significa aiutare un piccolo bambino, ragazzo, ragazza, giovane a entrare nel mondo, sapendo che di questo bambino, di questo ragazzo non si deve assolutamente né approfittare né abusare né collocarsi, a volte vorrei dire addirittura in buona fede, in un'ottica di plagio? Bisogna invece scommettere sull'altrui libertà. Educare alla libertà è sempre un rischio. Vorremmo aiutarci rispetto all'assunzione di questo rischio. Ma sai, Daniele, ci ha aiutato tantissimo, perché più volte noi abbiamo anche tematizzato questa cosa in trasmissione con tutta la delicatezza del caso, perché sappiamo che è un tema molto complesso, però tu ce l'hai spiegato proprio bene, nel senso che anche di fronte alla possibilità di avere un approfondimento, di capire, di parlare con degli esperti, con delle persone che quotidianamente anche incontrano un disagio, una fragilità, una difficoltà e anche un abuso, in realtà è capire che il percorso inizia molto prima. Quindi quando parliamo di queste cose non parliamo perché abbiamo paura che succeda qualcosa, ma perché ci vogliamo educare proprio a che non accada, né nei confronti dei ragazzi, ma addirittura come comunità, perché forse è quello sguardo della comunità fondamentale per aiutarci a creare un ambiente sicuro, bello ed educante proprio per i nostri ragazzi. Forse è una chiave di lettura interessante, ma soprattutto fondamentale quando si parla di questi temi, perché altrimenti il rischio, e lo spesso lo diciamo, è che arrivi solo l'eclatante caso di cronaca, il dolore legato al caso di cronaca, giustamente anche proprio il sentirsi parte di un dramma grandissimo, soprattutto quando entra all'interno della Chiesa. Sappiamo quante parole in questo senso anche arrivano dal nostro Papa, però ecco, forse è proprio il cammino che precede che ci deve rendere più attenti. Non so se condividi questo pensiero. Assolutamente sì, anche perché noi dobbiamo avere chiara una cosa, che la dico in maniera paradossale, quindi non vorrei essere equivocato, che il problema dei giovani, uso la parola giovani in senso onnicomprensivo, anche dei bambini, il problema dei giovani non esiste, salvo il fatto che il problema dei giovani è crescere, diventare grandi, ma il problema dei giovani si chiama adulti, gli adulti costituiscono il problema dei giovani. Perché i giovani crescono in un contesto che non è preparato da loro, è preparato da altri, in famiglia in primis e nel contesto sociale e nei vari ambiti associativi e aggregativi. Per cui quando noi parliamo di educazione non dobbiamo pensare innanzitutto ai piccoli, dobbiamo pensare ai grandi, il problema è nostro. Anche perché
L'educazione è una responsabilità permanente, noi continuiamo a educarci, marito e moglie continuano in qualche modo a educarsi, cioè a comunicare qualcosa di sé all'altro offrendogli una prospettiva che possa aiutarlo o aiutarla a entrare nel mondo in maniera sempre più consapevole e responsabile. Per cui dobbiamo porre a noi stessi la domanda: ma io dove pongo la mia speranza? Io come costruisco la mia giornata? Io come investo nei rapporti? Perché come io do una risposta a queste domande, in qualche modo comunico, anche essendo muto, anche tacendo, comunico qualcosa di me ai più piccoli. E c'è una inevitabile dimensione osmotica nell'educazione. I piccoli, anzi, è bene non dimenticare mai, ce lo dicono gli psicologi, ma lo dicono anche tutti i genitori minimamente avveduti, che i primi 5 anni di vita sono quelli più decisivi per la crescita della persona. Perché nei primi 5 anni di vita un piccolo è come una spugna, assorbe tutto, senza barriere, senza freni di sorta. E quindi, soprattutto in quell'età, dobbiamo sapere che un piccolo, una piccola, apprende tantissimo, e quindi noi possiamo essere muti, ma questi ci guardano. Perciò dobbiamo sapere che cosa comunichiamo mentre facciamo quello che facciamo. Anche l'essere umano comunica sempre, forse anche di più quando non parla, in particolare in certe fasi della vita, quando i bimbi magari sono ancora piccoli. Visto che qui abbiamo due famiglie, tra l'altro insomma rappresentanti della pastorale familiare, vorrei rimanere con voi per un attimo su questo tema della responsabilità educativa. Diceva Daniele, il primo luogo dove ci si sente responsabili per la crescita dei nostri piccoli sono le nostre famiglie. Voi diciamo che avete moltiplicato quei primi cinque anni di vita diverse volte, probabilmente in alcuni casi sono anche accavallati 5 anni, immaginiamo. Sì, è vero. Allora Carlo, aiuta, vengo da voi proprio per questo, rispetto anche alle parole di Daniele, come vi siete sentiti sollecitare su questa tematica di cura nei confronti dei piccoli? Carlo, aiuta. Sì, è vero, Daniele ha proprio detto che si parte dalla famiglia, che siamo noi adulti che siamo responsabili dei nostri figli, dell'educazione, e proprio come sposi, come marito e moglie, come mamma e papà, dobbiamo essere i primi a far vedere ai nostri figli come può essere anche bella la vita, come si può vivere in sintonia, in armonia, in quando ci sono problemi, come affrontarli, e soprattutto a mantenere un sempre dialogo vivo tra genitori e figli. Da voi come va? Nel senso che voi avete quanti figli, Carlo? 8 figli. La giornata ha comunque 24 ore anche nel vostro caso? Sì, o ne certo. Avete avuto qualche oretta in più? No? No. Ecco. Questa attenzione che però poi diventa una qualcosa di naturale, non è che uno se lo dice, no, devo stare attento. In realtà è la vita. Carlo, nella vostra famiglia qual è il dialogo anche con i vostri figli, magari quelli più piccoli e anche quelli più grandi? Beh, il dialogo è quotidiano con quelli che ancora abitano in casa, anche quegli altri quando ritornano, eccetera, per le varie occasioni. E devo dire che ci ha dato una grande mano questa esperienza che noi abbiamo fatto del weekend di incontro matrimoniale, che ci ha permesso di approfondire molto la relazione tra di noi e anche tra noi e i nostri figli, cioè è cambiato moltissimo, perché abbiamo la possibilità di dialogare in una maniera corretta, in una maniera intima, che parla di noi. Quindi parlare di voi, ascoltarvi come coppia per essere poi un rimando anche per i vostri figli. Sì, è proprio anche la modalità, cioè i nostri figli, dopo che siamo tornati dal weekend, hanno visto, ce l'hanno detto, dico: ma dove siete stati? Cosa v'hanno dato? No? Interessante questa cosa. Sentiamo l'altra coppia, quindi rappresentante di un'altra bella famiglia numerosa anche nel vostro caso. Sì, noi abbiamo 4 figli, ci siamo fermati a 4, però in ogni caso impegnativi. La cosa bella che del dialogo fra noi e i figli è proprio anche il non detto. Perché se una cosa mi rimane forte nel cuore è quando loro si stupiscono di quando noi ci facciamo delle coccole. Ormai non siamo più giovanissimi,
e ci rimangono perché non è così scontato, proprio ci raccontano che non è così scontato. Quando ci facciamo il regalo per che non c'è una data particolare, un evento speciale, ci facciamo un pensierino e loro ci rimangono. Ma come, ancora avete questa età qui, ancora vi fate queste cose? Dall'altra parte si raccontano quanto loro invece vivono la fatica di credere nell'amore. Questo mi dispiace tanto, perché il famoso per sempre non lo sentono più, non lo vedono più. In casa hanno una testimonianza, però per la loro vita non lo sentono più. E questo è un dispiacere grande per me, per noi, perché noi a 55 anni non ci sembra che sia cambiato tanto da quando ci siamo sposati. E avere in loro, che sono così giovani, questo dubbio è una tristezza. Però continuiamo a fare quello che noi sappiamo fare e che ci vogliamo bene, e essere testimoni, ma non testimoni con le parole, ma con i fatti. Queste due coppie, vedi Simona, già dalle prime parole sono la testimonianza vivente di quello che diceva Daniele, che ci si educa sempre per tutta la vita, anche e soprattutto nella coppia. C'è un'altra frase che mi ha colpito molto, che ha lanciato Daniele nel suo primo intervento, e guardo Don Cristian perché adesso vorrei così provare a vedere se può essere di aiuto per l'ulteriore dialogo. Diceva: scommettere sull'altrui libertà. Io credo che questo possa essere una bella frase da scolpire anche per la pastorale giovanile e vocazionale. Mi pare che sia un tema che possa entrare in quello che abitualmente tu proponi anche ai ragazzi che incontri. Beh, certo, sicuramente mai scontato, e forse a volte anche un po' temuto, la libertà forse a volte si teme. Sì, molto. Penso che il credere che l'altro ha delle potenzialità da far uscire è un po' forse il primo sguardo di libertà, che non ti fa preoccupare di dover plasmare, di dover fare in modo che venga fuori quello che speri che venga e non venga fuori qualcos'altro. Io penso sia uno sguardo di grande fiducia nella persona, in Dio che nella persona ha messo delle cose belle. Sì, però è interessante che non è scontato, io sto pensando a me, non è sempre scontato. No, non è affatto scontato. Bisogna anche nella gira attenti. Educativa un po' c'è l'attesa, no? Ma perché non rispondono come avremmo desiderato? Un po' il timore di non aver detto le cose che deve sapere, no? È un po' delle cose che magari non motivate, magari da cose concrete che magari ti potresti portare tu adulto come un po' un background, però... Domani sera, Cristian, sabato c'è un appuntamento importante. Ecco, con quale sguardo avete lanciato questo appuntamento, che adesso ci racconterai anche per i nostri amici che ci stanno seguendo da casa? Sì, c'è la GMG diocesana, oltre a quella internazionale, così, che è mondiale. Il Papa innanzitutto l'ha cambiata, di solito è attorno, la data è la Domenica delle Palme, però per cose, questioni che sappiamo tutti, è stata trasportata ad un'altra giornata significativa, che è il Cristo Re, è festa di Cristo Re. Beh, per noi è della pastorale vocazionale giovanile, è stato bello perché è il fine di un percorso che è partito da giugno, cioè con la ripartenza che tutti abbiamo vissuto un po' nella primavera-estate. Il ripartire è stato pensato subito guardando alla GMG come un appuntamento importante diocesano con il vescovo, di tutte le realtà giovanili, che però poteva essere preparato più che fare alcune cose giusto per partire, e poi dopo ci sarebbe stata anche quella. Quindi siamo partiti da giugno, dico allora due cose su questa domanda, insomma, su questa apertura del dialogo. La prima, appunto, è il percorso in vari modi. Una grande festa a giugno, una messa all'alba, poi non è stata all'alba perché ha avuto tempo quel giorno, comunque a luglio, un pellegrinaggio diocesano che poi ha visto anche una piccola delegazione farlo per qualche giorno fino ad Assisi ad agosto. La ripresa saltando settembre con la veglia missionaria del 17 ottobre e poi arriviamo alla GMG. Ecco, questo è un po' il percorso, no? GMG legata al titolo che ha dato il Papa: alzati, io ti costituisco testimone di quello che hai visto. Allora, questo è un po' quello che caratterizzerà anche la puntata di momento di domani, che se volete vi dico qualcosa, ma non troppo perché... vogliamo svelare troppo. Sì. La cosa molto bella che vorrei dire è che i giovani hanno preso in mano le cose, non è che le hanno prese,
si sono resi molto disponibili, molto creativi, e io parlo personalmente, mi sono reso conto di cosa vuol dire lasciarli fare, non tanto perché così gli diamo spazio, ma perché quello che penso io è già un po' diverso, e ho visto che loro pensano cose diverse, ma che arrivano subito ai loro coetanei con grande entusiasmo, con grande creatività. Quindi questo è molto bello. Ecco, il Get Up, che era il titolo un po' che ha attraversato tutti gli appuntamenti, è proprio l'alzati della frase degli atti che ha dato come titolo Papa Francesco, però a giugno era proprio il dire ripartiamo, no? Alziamoci e andiamo, senza stare lì un po' intorpiditi dalle fatiche del lockdown. Anche perché proprio di questa settimana sono alcuni dati che sono arrivati, che sono anche abbastanza preoccupanti, perché abbiamo visto quanto la pandemia abbia inciso anche sul comportamento dei nostri ragazzi. La neuropsichiatria infantile fa sapere che sono raddoppiati quasi i casi di ragazzi che vengono seguiti per delle patologie psichiatriche nate proprio in questo lungo periodo di chiusura, e quindi disturbi alimentari, aggressività, lo stesso bullismo, tentati suicidi, purtroppo ci sono stati anche questi. Ecco, questo lo dico perché voi soprattutto rappresentate anche quell'anima della Chiesa che in particolare sente di prendersi cura, di quelle tenerezze anche del prendersi cura, perché non dobbiamo spaventarci di fronte alle paure dei ragazzi, ma sicuramente quell'alzati è un alziamoci insieme, no? Anche noi come adulti, non tanto ti tiro su io perché probabilmente non ti porterei da nessuna parte, ma in realtà magari lo facciamo insieme. Daniele, tu hai vissuto una vita all'interno della scuola, la guardi ancora oggi con grande entusiasmo, ecco, sicuramente questo tempo è stato un tempo che interroga i ragazzi, che però poi quando partono li vediamo super creativi, come diceva Don Cristian adesso, ma interroga anche il mondo adulto, che forse è quello che ha bisogno anche di capire come poter loro stare vicino. Sì, certo, tornando a un'osservazione di cui parlavamo poco fa, cioè la centralità della libertà. Ecco, certamente oggi c'è un equivoco terribile su questa parola, nel senso che libertà sembra significhi fare quel che pare e piace. E questo vale innanzitutto per gli adulti, i quali poi lo trasmettono ai giovani. In realtà fare quel che pare e piace significa cedere agli istinti da una parte, oppure lasciarsi condizionare dalla mentalità dominante divulgata attraverso i social media, la pubblicità e simili. Cervantes fa dire al protagonista del suo romanzo Don Chisciotte, rivolto al suo fedele scudiero Sancho Panza, dice: vedi Sancho, la libertà è uno dei doni più preziosi che i cieli abbiano affidato agli uomini. E ce ne dà testimonianza il Padre Eterno stesso, il quale, potremmo dire, sembra aver fallito come educatore fin dall'inizio, perché le sue creature gli si rivoltano contro subito. E quindi, e tuttavia, la libertà fin da lì si vede che è il dono più prezioso, perché non saremmo noi senza essere liberi. Ma questo cosa significa? Significa appunto che bisogna aiutare la persona, ogni persona fin da piccola, a cogliere il senso profondo del proprio desiderio, che è un desiderio di bellezza, di bene, di grandezza. E questo desiderio rischia a volte di essere orientato verso risposte ridotte, fasulle, equivoche o addirittura contraddittorie. Bisogna invece non aver paura dei desideri, ma piuttosto educare i desideri. E questo è il lavoro che dobbiamo fare noi adulti, e dobbiamo in qualche modo comunicarlo, anche tacendo ma mostrando nei fatti come viviamo, bisogna comunicarlo ai giovani, altrimenti il rischio appunto è quello di scadere in una logica fallimentare di tipo conservativo e non andiamo da nessuna parte. Da nessuna parte. La tua parola, che è una parola che a me è particolarmente cara, quella di libertà, la rivolgo anche alle nostre coppie, perché quante volte si dice: ah, il matrimonio, tomba dell'amore, prigione della libertà, non saremo più liberi di fare. In realtà, forse anche in quello che dicevano prima Carlo e Jutta, è proprio nel matrimonio che si rinnova la propria libertà, in cui magari ci si sente più liberi di quando si era da soli, in modo diverso forse, ma come diceva Daniele adesso, forse dobbiamo un attimo riscoprirlo, che cosa significhi libertà. Cosa ci dite? Noi abbiamo imparato in tutti questi anni di cammino
che la libertà è quello che noi siamo, è frutto della nostra storia. Cioè, come per noi vogliamo che i nostri figli crescano con i valori che noi riteniamo giusti, vogliamo che noi, cioè ci rendiamo conto che noi siamo cresciuti con quello che ci hanno dato i nostri. E se tu non sei consapevole di questo, come sei, come si può dire, indirizzato da questo tuo fardello che ti porti dietro, che è la tua storia, e poi tra di noi naturalmente ci sono due storie, per questo, perché il dialogo è importante, la relazione profonda nel matrimonio, perché io c'ho una storia, lei ne è un'altra, e allora queste due realtà che si incontrano quanto ci si sposa, hanno bisogno di dialogare, altrimenti come vediamo tanto frequentemente è un disastro. Un disastro. Jutta, per te? No, io vedo comunque che questa libertà deriva quando io posso essere io e Carlo può essere Carlo, no? Quando non dobbiamo più mascherarci, di far finta di essere qualcun altro per piacere al mio sposo, no? Quando io posso essere Jutta e lui mi accetta così come sono, questo è già una mia libertà, una libertà che mi dà praticamente la possibilità di realizzarmi, di quello che sono io. E anche questo, no? Noi partiamo sempre del io. Devo conoscere prima me stessa bene per volermi bene e poi così io posso voler bene anche l'altro, mio marito, poi i miei figli. Sì. Carlo citava prima come decisiva questa esperienza degli incontri matrimoniali, di questo weekend per coppie sposi che anche voi, Massimo e Antonella, avete già sperimentato e anche da parecchi anni. E intanto diamo la data del prossimo weekend per chi magari dopo aver sentito parlare Carlo Jutta è interessato e quindi magari se ancora in tempo può bussare, sì, e venire a incontrarvi. Poi ecco, raccontateci questa esperienza che state facendo anche da molti anni all'interno poi anche della pastorale familiare. Antonella. Allora, noi abbiamo vissuto il nostro weekend per sposi nel 2011 a novembre, quindi sono appena trascorsi dieci anni. E siamo sposati da 30, all'epoca eravamo sposati da 20 anni e abbiamo accolto l'invito a vivere questa esperienza. Tra l'altro l'invito ci è arrivato direttamente da Carlo e Jutta, ma i quali, con la loro testimonianza, con la gioia che loro mostravano nello stare insieme, insomma, sono stati per noi molto validamente credibili, insomma, in tutto e per tutto. E abbiamo colto questo invito perché comunque eravamo alla ricerca di un qualcosa che ci unisse ancora di più di quello che noi fino a quel momento già ci sentivamo uniti. E 20 anni di matrimonio, 4 figli, chiaramente, insomma, le nostre attività erano molto concentrate sulla famiglia, sul lavoro, e quindi forse noi avevamo un po' perso l'attenzione su noi due. Il weekend ci ha fatto riprendere un pochino i nostri primi anni di matrimonio, quindi noi siamo tornati indietro di 20 anni. Quindi abbiamo vissuto un'esperienza bellissima dove alla base c'è stato fondamentalmente il guardarci prima di tutto partendo da noi stessi, cioè quello che siamo, quello che viviamo, quello di cui abbiamo bisogno, e guardare l'altro con gli stessi occhi, nel senso che l'altro è da accogliere così come egli è. E questo poi lo si riporta nella famiglia. Quindi i primi beneficiari sono i figli. E fuori dalla propria casa sono le persone che si incontrano. Massimo, ma per partecipare a questi weekend appunto per sposi,
bisogna avere tutti i crismi, perché uno diceva sì, magari sai, vado in questi incontri, chissà che cosa mi chiedono se vado tutte le domeniche a messa, se sono un bravo credente. Chiaramente vi sto provocando, perché le famiglie sono belle perché sono ricche di ogni complessità, chiamiamola così, e immagino che anche nel vostro caso possono anche esserci incontri con famiglie molto diverse le una dalle altre. Assolutamente sì. Nella nostra zona noi siamo fortunati perché ci sono circa 4 weekend all'anno per sposi, per proprio di sposi, quindi lui e lei e i figli a casa, babysitter, nonna, nonno, lui e lei, si devono regalare 2 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera. Il prossimo ci sarà a Bellaria, proprio il weekend prossimo, dal 26 al 28, comincia 26 sera e finisce domenica 28. Il bello del weekend è che non è chiesto niente alla coppia di dover fare una condivisione. Si va al weekend, si parte in fiducia di chi ci ha invitato, di chi magari su internet ha visto qualche notizia, magari si è ascoltato Radio Maria, qualcuno ne ha parlato, oppure in un'altra occasione. Si parte in fiducia. Ci sono delle coppie che guidano questo weekend, che a loro volta hanno già vissuto questa esperienza, e un sacerdote. Guidano in maniera molto soffice, danno la testimonianza della loro vita, come la loro vita è cambiata, e su argomenti importanti. Il primo argomento è l'incontro con se stessi. Perché l'incontro con se stessi è importante? Perché è la base per incominciare qualunque cosa. Se ho le fondamenta buone, se io conosco me stesso, io posso dire, testimoniare, che il primo incontro, la prima sera, con l'incontro con me, su me, me stesso, è stato fondamentale per cambiare, per svoltare per me, perché ho conosciuto delle cose di Massimo che non pensavo nemmeno di provare. Cioè, che cosa Massimo prova dentro, chi è Massimo? Io mi ero costruito la mia immagine di Massimo, così come mi piaceva farla vedere, ma non ero contento, mi mancava qualcosa. Quindi già il primo passo fatto, entrato dentro, è cambiato tanto, è cambiato. Quindi però non mi è stato detto devi cambiare, devi fare altro. Vai, vedi e provi, perché poi c'è la coppia che partecipa al weekend dopo 2 anni di matrimonio, che ha delle dinamiche. Noi abbiamo partecipato dopo 20 anni, dopo 20 anni dire di essere innamorati come quando eravamo fidanzati era un po' difficile dirlo, magari era una relazione un po' impolverata, dove non ci si guardava più tanto negli occhi, dove guardandosi non c'era più la luce negli occhi. In 2 giorni buttare via la polvere, tornare fuori la luce negli occhi, e allora caspita, qualcosa è successo. E se dopo si torna anche la volta successiva, o comunque l'anno dopo, se c'è la, la possibilità. Si ha voglia di praticare, sì. Tutto avviene, prima Massimo e Antonella ci dicevano, ci hanno invitato Carlo Aiuta, per invito, nel senso, mi piacevano 2 espressioni, intanto andare con fiducia. La fiducia di dire vediamo, se poi vedremo come va. E l'altro, la guida soffice, che secondo me è un'espressione meravigliosa. Non so se voi, che appunto avete invitato probabilmente tante coppie, avete poi anche vissuto proprio la bellezza di questa esperienza. Sì, noi tra l'altro ci ha invitato il nostro parroco a fare questa esperienza, perché anche lui l'aveva fatta. Noi siamo della parrocchia di Sant'Antonio dei Frati di Cattolica, e padre Giacomo, che appunto era un frate, ci ha invitato perché noi avevamo visto in parrocchia che c'erano delle coppie un po' diverse dagli altri, capito? Quelli che erano rispettosissimi uno con l'altro, che si tenevano per mano, stavano più vicini. Dico, ma questi qui come sono messi? No, allora lui e il parroco ci ha detto, guardate, lo sappiamo il motivo, perché hanno fatto l'esperienza del weekend. E allora abbiamo detto noi, cavolo, perché no? Ci siamo regalati un weekend ed è, devo dire, è stata l'esperienza più sconvolgente della nostra vita, perché ci ha cambiato tutto. Noi eravamo sposati da 10 anni, mi sembra, quanto l'abbiamo fatta, e avevamo già 3 figli, insomma una coppia normalissima, senza, non eravamo in crisi, niente. E allora, però, vedendo questi qui che erano... avevano una marcia in più, diciamo, no, così, insomma, perché noi no? Allora abbiamo detto andiamo a fare queste, tra l'altro siamo andati fino a Ferrara a farlo, perché a da noi non c'era, non c'era, cioè, ancora. In Italia se ne fanno anche da noi una 50ina all'anno di weekend in tutte le regioni, eccetera, però da noi, appunto, come diceva Massimo, ce ne sono 3-4 l'anno, e allora abbiamo partecipato comunque, e quanto siamo tornati a casa, ve l'ho già detto prima, i nostri figli hanno detto ma cosa avete fatto?
perché ci hanno visto innamorati come quando ci siamo sposati. C'è altro, no? Che rave party, insomma, potevano pensare che fosse andati a fare o fine settimana. Esatto, esatto, difatti. Però devo dire, prima parlavate di essere se stessi, no? Ma chi è la persona che può farmi, permettermi di essere me stessa meglio se non mia moglie o io per lei? Siamo uno specchio, però naturalmente bisogna saperlo usare questo strumento, perché altrimenti, cioè, io non posso dire dimmi chi sono, no, nella vita, nel dialogo, nella relazione, eccetera, nella fiducia, ci siamo trasformati negli darsi anni. Darsi anche degli strumenti, no? Perché alle, esatto, volte, ma si facciamo tutto da noi, alle volte invece serve, intanto serve incontrare altre coppie e poi anche appunto camminare insieme, quindi entrare in un modo e uscire in un altro, sì, dopo soli 3 giorni. Antonella, prego. Volevo dire solo una cosa, che per quanto riguarda la domanda che facevi tu, no? Allora, noi veniamo da un'esperienza di frequentazione della chiesa, messa, cammino, e quindi non è che necessariamente avevamo bisogno di vivere questo weekend, facevamo già delle cose che comunque ci facevano stare bene, ma dentro sentivamo proprio il desiderio di vivere qualche cosa di ancora più unitivo, che non era una cosa strettamente individuale, ma che ci univa. Il weekend per sposi perché è così interessante e anche così funzionale? Perché diciamo che l'esperienza si svolge non parlando di Dio dietro una cattedra, no? Ma si svolge andando a cercare Dio proprio là dove risiede, all'interno della coppia, nella relazione. Funziona questa esperienza perché avviene questo miracolo. Che meravigliosa se questa. Posso... Certo, Daniele. Tuoi 40 anni di matrimonio, puoi dire tutto quello che vuoi. Giustamente, il 15 novembre scorso sono accaduti questi 40 anni. No, quello che dicevano loro mi faceva venire in mente, tra gli altri, visto che si parlava di strumenti, un bellissimo libro, non molto conosciuto, ma che io mi permetto di suggerire, di una ricercatrice danese che si chiama Karin Heller, un libro che si intitola E coppia li creò. E coppia li creò, esiste ovviamente tuttora, lo si può prendere, lo consiglio anche a chi è sposato da molto tempo, anche perché è uno studio su una serie di coppie di cui si parla nella Sacra Scrittura. Ed è molto interessante già il titolo, perché lì si aiuta a capire come la creazione dell'uomo e della donna non significhi la creazione di due individui uno dopo l'altro, ma significa la creazione di due persone che non esistono l'una senza l'altra, e coppia li creò. Perciò credo che valga la pena approfondire questo aspetto. Daniele, torno però un attimo ancora all'incontro sulla responsabilità educativa, perché, ecco, per capire chi sono le persone a cui vi rivolgete, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato questa sera, che ci hai proposto, perché magari qualcuno pensa, beh, ma non riguarda me, perché responsabilità educativa è tutela dei minori, la violenza, l'abuso, il plagio, in fondo forse non riguarda me. Invece voi, oltre ad averlo pensato, avete pensato anche dei possibili uditori, delle possibili persone che possono partecipare a questo incontro? Sì, certo, grazie della domanda. L'incontro, di là che possono ovviamente, certo, partecipare tutti coloro che sono interessati. È un incontro, è libero, quindi. Certo, ma è specificamente indirizzato a genitori, a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, catechisti, cioè tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con i più piccoli. Sì, è vero, uno potrebbe pensare, si parla di tutela di minori, quindi si parla di un problema che ha delle sue caratteristiche specifiche che non mi riguardano, che non mi toccano. In realtà, se noi pensiamo anche soltanto una cosa, ci rendiamo conto che ci interessa tutti. Oggi, ahimè, alcune delle tragedie più gravi accadono in famiglia. Le cronache ogni giorno ce ne parlano, accadono in famiglia.
Quindi è la famiglia, è la coppia innanzitutto, che va aiutata a riscoprire se stessa, il valore della persona, la dignità della persona, a esercitare la propria libertà, che non è appunto, come si diceva, seguire i propri istinti o le mode, ma è usare la ragione per cercare di conoscere quel che è vero, per distinguerlo da ciò che è falso, e impegnare la volontà per aderire a ciò che è vero, a ciò che è giusto, a ciò che è bello. Perciò è un tema che ci riguarda tutti, perché tutelare i minori significa, ripeto, innanzitutto aiutarli a muovere i primi passi nel mondo. E paradossalmente la prima tutela dei minori, non voglio, come dire, allargare troppo il campo, ma non credo, la prima tutela dei minori è aiutare gli adulti a farli nascere, i bambini. Perché il primo abuso, la prima violenza è non farli nascere. Il primo atto educativo è la generazione, la procreazione. Perché se educare è aiutare un altro a introdursi nel mondo, il primo momento in cui lo si introduce è metterlo letteralmente al mondo. Al mondo. E non è un caso che il Papa, uno degli aspetti, questo Papa così anche, come dire, anche stimato e guardato, uno degli aspetti su cui oggi è meno citato è la sua condanna fermissima dell'aborto, quando dice che è un omicidio. Lui è fermissimo su questa cosa. Giustamente, perché di questo si tratta. Ed è impressionante notare, per fare un esempio, non voglio giudicare nulla e nessuno, ma c'è stato poco tempo fa, in uno stato estero a noi molto vicino, San Marino, un referendum dove la stragrande maggioranza dei votanti ha votato a favore dell'interruzione volontaria di gravidanza, anche con, come dire, regole molto più elastiche rispetto a quelle italiane, e dove ha votato meno del 50%. Quindi una maggioranza schiacciante di una minoranza. E la minoranza significa che è un tema tutto sommato poco sentito, perché ormai è ovvio che ognuno può fare quel che pare, con quel che gli pare, a conferma che si ha questa concezione equivoca, si ha e si pratica questa concezione equivoca della libertà. Per cui il primo abuso è un abuso di potere, un malinteso senso del potere, per cui io dell'altro posso fare quel che mi pare e piace, se mi conviene, o meglio, se credo che mi convenga, perché in realtà far fuori l'altro, o strumentalizzarlo, o abusarlo, in realtà non conviene neanche a me, perché ultimamente danneggio anche me stesso. Quindi è un tema che tocca tutti i momenti della vita, questo della tutela. Don Cristiano, questa sera tante volte dalle nostre coppie, da Daniele, da te stesso è venuto fuori questa parola del desiderio, no? Ascoltare il proprio desiderio. In qualche modo oggi i ragazzi hanno anche il desiderio di mettersi in ascolto, magari anche avendo tanti dubbi sul futuro, non sapendo neanche bene dove muoveranno i loro passi. Però ecco, voi state per loro pensando un luogo dove prendersi un tempo, dove poter stare ad ascoltarsi, no? Lo dicevano le nostre coppie, che probabilmente con tanti figli, soprattutto quando erano piccoli, il tempo per ascoltarsi magari è poco, però ci hanno detto quanto è prezioso, ancora più prezioso quando uno è in cammino proprio con tanti punti interrogativi davanti a sé. Sì, infatti mi sto ascoltando delle cose molto belle, grazie. È bello, sì, poter dire questa cosa. Sì, il Vescovo e la Diocesi ha regalato ai giovani una casa. Oltre alle varie attività che l'Ufficio di Pastorale Vocazionale Giovanile fa, adesso ecco, quest'anno da qualche mese c'è una casa. La chiamiamo casa vocazionale perché siamo alla ricerca di un nome. Chiaramente vocazionale è nel senso del desiderio, cioè nel senso proprio del potremmo dire casa giovani, ecco, cioè scoprire che cosa ti interpella in profondità, tutto quello che può riguardare una scelta, l'uso della libertà per i ragazzi, discernere qualsiasi tipo di decisione, che possa essere lo studio, possa essere il lavoro, possa essere qualcosa di spirituale o qualcosa di più specificatamente scelta di vita, è chiuso in questa casa che è stata data ai giovani. Un luogo semplice, perché ci abito io insieme a Suorlina e Suor Soledad. Don Guido torna da Roma tutte le settimane, e venerdì, sabato e domenica è lì con noi, dove i giovani possono venire a proporci un tempo in cui vogliono restare lì. Quello che chiediamo loro è di dirci il perché, e sul perché poi magari, senza avere progetti previ a chi arriva, ci si mette un po' a fianco.
Quindi ecco, questo casa vocazionale in questo senso. Qualcuno quindi, si dirà, ma dov'è questa casa, Don Cristian? Scusa, no, perché magari quasi, noi lo sappiamo, però adesso te lo facciamo dire. Ma c'è un indirizzo, un civico sì, che potete trovare. Sì, sì. È un corridoio con le stanze del seminario vescovile è dedicata alla casa vocazionale. Quindi dentro c'è un pochino tutto, c'è anche l'autonomia dei servizi di una casa, quindi la e cucina. Credo quello che dicevi secondo me è fondamentale, cioè quando si parla di vocazione non tanto perché uno appunto sta decidendo se si vuole sposare, se vuole fare un'altra scelta, quello che dicevi tu, cioè di fronte alla vita, quindi anche chi eventualmente non sta facendo un cammino di fede, magari anche molto lontano, magari l'ultima volta che è stato in chiesa è quando ha fatto la cresima, ma se l'ha fatta, può essere comunque una casa anche per lui o per lei. Ma direi di sì. Noi siamo partiti, come penso che capiti per tutti, con alcune idee e alcuni punti di riferimento che rimangono importanti, altrimenti parti un po' sbandando, no? Oppure parti non capendo qual è l'identità della cosa che stai pensando. Però penso che l'identità ce la stia dando anche la gente che chiama, certo, e che ci dice, però sta cosa si può fare. Però questa cosa è bellissima, però questo qui non avrei mai pensato che non ci chiedesse questo. Per cui sì, direi di sì. Sì. La custodia spirituale c'è nella regola della casa, però io dico la casa è la casa per tutti, cioè tutti quelli che vogliono un tempo anche un po' di silenzio vengano, poi ne parliamo. Poi i giovani hanno una proposta specifica. La casa del seminario adesso è abbastanza grande, anche se gli adulti volessero partecipare, darsi qualche tempo, quella casa è una casa bella, si sta bene, c'è una piccola comunità di giovani che siano presenti o assenti, comunque una piccola comunità c'è per condividere la preghiera e il silenzio. Abbiamo ancora qualche minuto, vorrei approfittare ancora delle coppie, intanto perché Iuta prima si è fermata ma ci voleva regalare un pensiero e quindi lo farei dire, ma anche con le altre iniziative, perché ci sono i weekend per gli sposi, ma in realtà la proposta è molto più composita. Iuta, la tua frase che prima ti abbiamo interrotto. No, infatti è così che incontro matrimoniale, a parte per rispondere a una domanda che hai fatto prima, per chi è, no, questo weekend, è aperto a tutte le coppie sposate in chiesa, sposate in comune, convivente stabile, diciamo stabile. E poi cioè anche ci siamo allargati in questi anni, perché incontro matrimoniale da 43 anni è in Italia, e siamo partiti dagli sposi, ci siamo allargati ai fidanzati per prepararli bene al futuro matrimonio. E poi nel frattempo abbiamo anche i weekend per le famiglie, weekend choice si chiama, che è per proprio giovani che stanno cercando la meta della loro vita ancora, no? E choice poi anche per single, ci sono comunque varie tipologie. Nessuno escluso, abbiamo escluso. Pensato un po' a tutti. E comunque è importante che si parte dalla coppia, da noi, questa è la nostra base. E allora io vi tengo un attimo qui, perché poi ricordiamo, prima di salutarci, tutti e tre gli appuntamenti, quelli più urgenti, nel senso più vicini. Ora però usciamo dallo studio e torniamo alla serata di lunedì, quando c'è stato l'ultimo dei tre incontri dedicati quest'anno dall'ufficio liturgico allo spazio liturgico. È stato letto teologicamente, è stato letto in modo proprio architettonico, quindi parlando dello spazio liturgico inteso proprio come architettura, ed infine anche dal punto di vista della comunità e quindi con uno sguardo pastorale. Ultimo appuntamento con Don Roberto Tagliaferri, che è stato molto molto incisivo. Allora ascoltiamo proprio l'intervista che abbiamo realizzato in quella serata. Questa sera Don Roberto sei partito da una domanda: che cosa c'entra lo spazio con la fede? E da lì ci hai fatto fare un viaggio. Se dovessi sintetizzarci anche per coloro che magari non sono ministri, non hanno partecipato agli incontri, che cosa diresti? Lo spazio è il linguaggio primario per caricare il nostro cervello quando siamo infanti, quando non conosciamo altri linguaggi, specialmente quello verbale, quindi vuol dire che è originario. E quindi ci aiuta intanto a conoscere il mondo, ma il movimento nello spazio diventa fondamentale anche per la fede, perché
Vi sono luoghi, non luoghi, dove c'è il presentimento di presenza. C'erano gli alsoi, i boschetti sacri, dove bastava lo stormire delle fronde, delle querce, per avere il presentimento del divino. Ora, il luogo sacro non si inventa, dice un famoso antropologo, si trova e si chiama genius loci. Il genius loci sarebbe un luogo in cui noi abbiamo la sensazione che qualcun altro abita la terra, non solo noi. Tu hai detto oggi spesso le chiese sono dei luoghi funzionali perché tutto avvenga secondo le necessità e dici è ciò che c'è di profondamente sbagliato in questo. Facciamo un esempio, qua davanti c'è la facciata di Leon Battista Alberti. A cosa serve quello che è un muro contro un altro muro? Non ha uno scopo funzionale, come l'altezza, era uno spreco. E poi scrivevano in alto ad maiorem Dei gloria. Cioè lo spreco, la transfunzionalità, è il modo simbolico per dire che Dio non serve a niente, perché è oltre l'utile. L'utile è per gli uomini, per sopravvivere. L'inutile è legato al dono e quindi al senso della presenza di Dio. Avere uno spazio che ci permette di fare questo nel silenzio, quando siamo da soli, non per forza legandolo appunto ad un'esperienza di comunità, ma farlo anche in comunità. C'è una strada da ripercorrere. Tu tra l'altro dicevi in una chiesa ci devono essere dei vettori che siano raccontanti di questa eccedenza anche. Sì, i vettori spaziali sono quelli che tentano di farci uscire dal vero funzionale, perché c'è una funzionalità anche liturgica in una chiesa, indubitabile, però questi vettori tendono a darci il presentimento sempre di altro. Parlavo del vettore longitudinale che va da un punto zero della soglia in cui noi abbandoniamo un mondo per incontrare un altro mondo che è come un'anticipazione, ma che questa anticipazione non è mai un sostare in modo definitivo, è come una finestra aperta sull'eternità. Allora, questo senso dell'eternità deve in qualche modo farsi vedere. E tradizionalmente le chiese avevano l'abside, il catino absidale, dove c'era il pantocratore, c'erano le cupole in cui si sfondava il tetto e si andava oltre. Longitudinale e trascendentale. È verticale che va in alto, perché sfonda il tetto. Sfondare il tetto vuol dire andare oltre. E lo spazio ci aiuta perché ci dà questi presentimenti. Sono come gli antichi santuari israelitici dove c'era il senso della presenza di Dio. Avete presente quando Giacobbe lotta una notte intera con un angelo? Era in uno spazio sacro. Poi comincia ad albeggiare, allora, dato che l'angelo di Yahweh doveva andarsene, dà un colpo sull'anca a Giacobbe e lui rimane zoppo per tutta la vita. Ecco, una chiesa funziona quando noi usciamo zoppi. Da lunedì, Paolo, passiamo a mercoledì, perché l'abbiamo detto che sono settimane intense, organizzato dal progetto culturale diocesano un incontro insieme al fisico, climatologo, esperto di ambiente, ha scritto un bellissimo libro che io vi consiglio, che si chiama Happy Planet, lui si chiama Luca Fiorani, ospite proprio di una serata pensando al pianeta che vorremmo, che speriamo. E allora sentiamo che cosa ha raccontato proprio il professor Fiorani al nostro Loris Menghi. Professor Fiorani, penso che questa sera abbiamo capito una cosa, dobbiamo imparare ad ascoltare la Terra. Assolutamente sì, ascoltare la Terra è importantissimo, la Terra ci manda dei segnali. Noi vediamo questi eventi meteorologici estremi, per esempio, queste ondate di calore, questo scioglimento dei ghiacci, questo innalzamento del livello del mare. Sono tutti segnali che un cambiamento è in atto. A noi ascoltare la Terra e far sì di mitigare questo cambiamento ed eventualmente, visto che ormai è in corso, adattarci per il bene del pianeta, nel senso per il bene dell'umanità che ci vive, presente e futura. Sicuramente la sostenibilità è un argomento particolare, ma come si raggiunge? Ma la sostenibilità
sostanzialmente è questo: non dobbiamo eccedere la capacità del pianeta di offrirci delle risorse e non dobbiamo eccedere la capacità del pianeta di metabolizzare i nostri scarti. Come si raggiunge? Probabilmente si raggiunge con nuove tecnologie che possono aiutare, ma sicuramente si raggiunge con un nuovo modello socio-economico, con un modello più sobrio, meno orientato al profitto e più orientato alla giustizia e all'equità. Oggi possiamo dire che stiamo consumando più di quello che il pianeta riesce a darci. E questo è un grosso problema. Sì, questo ormai lo sappiamo, tant'è vero che c'è una manifestazione che è l'Overshoot Day, che è quel giorno in cui si calcola che abbiamo consumato le risorse del pianeta. E questa Overshoot Day capita piuttosto in estate negli ultimi anni. Quindi vuol dire che noi in autunno e in inverno stiamo consumando le riserve di risorse naturali che sarebbero spettate ai nostri figli e nipoti. E questo non va bene. Il titolo di questa conferenza è Il pianeta che speriamo. Ma come sta il pianeta? Il pianeta comincia a preoccuparci soprattutto per questo cambiamento climatico, ma anche per l'inquinamento da polveri sottili, ma anche per l'inquinamento da plastica. Ma sicuramente la sfida climatica è molto importante, perché aumentare la temperatura del pianeta significa andare incontro a effetti potenzialmente catastrofici. Se nulla cambia, il pianeta va avanti. Ma noi sapiens che fine facciamo? È proprio questo il problema. Il pianeta comunque andrà avanti, perché il pianeta continuerà a ruotare attorno alla sua stella. Ma noi, specie Homo sapiens, se renderemo il pianeta invivibile per noi, questo è il problema di cui dobbiamo preoccuparci. Far aumentare la temperatura del pianeta potrebbe far sì che il pianeta diventa difficile da vivere per noi. Oggi ci sono molti laureati di Facebook o di Google alla ricerca di informazioni. Ecco, come riconoscere un'informazione falsa, queste fake news che normalmente ci bombardano quotidianamente? Dobbiamo verificare la qualità delle fonti. Si capisce che una cosa è il sito della NASA, una cosa è il sito di una persona sconosciuta che si dice esperta ma magari non lo è. Però noi possiamo andare a verificare appunto su internet con Google o con altri motori di ricerca, possiamo andare a vedere, ma quella persona ha pubblicato articoli sul clima su riviste internazionali riconosciute con un fattore di impatto elevato che è un bollino internazionale indipendente? Ecco, questo noi dobbiamo andare a verificarlo. Sicuramente un'importanza notevole c'ha lo stile di vita. Ecco, noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare e come? Gli stili di vita sono importantissimi. Allora, noi possiamo cambiare la nostra vita quotidiana, fare la raccolta differenziata, andare più a piedi, più in bicicletta che in macchina, usare i mezzi pubblici, tutte queste azioni che noi troviamo appunto nei siti di molte associazioni ambientalistiche. Ma credo che sia importante anche che noi cominciamo a chiedere ai decisori politici un forte cambiamento di rotta, un cambiamento di paradigma socio-economico che metta la persona umana al centro, l'equità con i paesi più poveri e anche il rispetto del pianeta. Tornati in studio, quindi sappiamo anche bene che cosa dobbiamo iniziare a fare, se già non lo facciamo, visti i consigli del professor Fiorani. Paolo, prima di tornare ai nostri ospiti, che poi ci ricordano tutti gli appuntamenti, al volo sul ponte, perché è iniziato un cammino verso il 5 dicembre e anche sul ponte viene raccontato. Proprio così. Intanto il ponte di questa settimana è una giornata particolare, quella che chiamiamo la giornata del ponte, perché viene regalato in tutte le parrocchie della nostra diocesi come diffusione, invito alla lettura. Provate se è un settimanale che vi può interessare. No, l'invito, prendetelo, no? Cioè, certo, lo dico io, prendetelo, sfruttatelo il ponte. E l'invito è anche quello che fa il Vescovo proprio dalla prima pagina, relativo all'Assemblea Diocesana, l'invito molto caloroso e spiegato poi anche in diversi punti, continua poi anche all'interno, perché il 5 di dicembre c'è l'Assemblea Diocesana, che è l'avvio di questo percorso, è proprio un avvio di questo percorso che poi ci accompagnerà anche qui, non sappiamo esattamente dove, ci sono alcuni punti fermi sicuramente, ma c'è anche la possibilità di essere aperti sicuramente al soffio dello Spirito Santo e poi anche alla creatività di tutti quelli che avranno
la forza, il coraggio, la benevolenza di partecipare a questo appuntamento che sicuramente è molto importante. Proprio così, quindi il percorso sinodale è partito, lo sappiamo bene, con San Gaudenzio, proprio con il nostro vescovo che ce l'ha richiamato, ci accompagnerà per lunghi mesi, ma l'appuntamento è quello del 5 dicembre. Già da ora cominciamo ad invitarvi, poi noi ne parleremo abbondantemente anche nelle prossime settimane. Ora i nostri appuntamenti. Io direi andiamo cronologicamente, per cui il primo appuntamento è quello di domani, Don Cristian, GMG Diocesana. Vai. GMG Diocesana, appuntamento ore 18. In seminario vescovile su a San Fortunato. Purtroppo e per fortuna i posti sono pieni, 80 persone, quindi per fortuna, purtroppo per chi magari non potrà essere con noi, vari appuntamenti, chi vuole, in base alla descrizione che ha dato, può anche pernottare e vivere la messa insieme domenica mattina alle 11. Quindi noi diamo diciamo l'invito, get up, alziamoci tutti insieme. Chi non può venire, preghi con noi. Ed è anche molto interessante guardare poi il manifesto di Get Up, perché c'è un Cristo che risorge, un Cristo contemporaneo, un volto che conosciamo bene, ma risorge da un divano. Una bella provocazione, non c'è più tempo. Ringraziamo Elvis Padoni che ci ha concesso proprio anche di poterla usare. Che a casa provi a guardarci bene, perché non è un dettaglio. Bravo Paolo, complimenti per averlo ricordato. Andiamo poi al weekend successivo, perché arriva l'incontro matrimoniale. Dateci tutti i dettagli. Chi lo fa? Carlo, lo fai tu? Pronto, no? Quali sono? No, allora volevo dire, di weekend, dicevamo prima, ce ne sono una cinquantina. Il prossimo è il venerdì, qui a Bellaria, il 26. Però la cosa più semplice è andare sul sito incontromatrimoniale.org, che ci sono i calendari, i vari weekend per le varie realtà, per i giovani, per i fidanzati, eccetera, e dove ci si può anche iscrivere direttamente. So che ci sono ancora dei posti per venerdì prossimo. Venerdì, sabato e domenica. Esatto, sì. Da venerdì sera a domenica dopo pranzo. Quindi ancora qualche posto disponibile. Sì, ci sono anche, cioè di non preoccuparsi del costo, perché si sta in un albergo, pensione completa naturalmente, insomma c'è tutto, e viene fatta un'offerta libera alla fine, perciò non ci sono problemi, diciamo impedimenti eccetera, basta portare se stessi con una buona intenzione e uscirne rinvigoriti. Come qualcuno ci ha detto prima, fatevi questo regalo, può essere veramente un regalo che ci si fa. Esatto. E poi andiamo, perché in realtà Daniele facciamo dire a te, ma in sostanza siete tutti promotori di questo incontro del 29 di novembre. Esatto, lunedì 29 novembre, fra una decina di giorni, alle ore 21 presso il teatro del seminario vescovile su Covignano, San Fortunato. Il teatro ha una capienza di 250 posti, si può accedere liberamente con Green Pass per le regole attuali, e io mi auguro che possa essere un incontro realmente, come dire, partecipato, perché abbiamo bisogno di aiutarci. Abbiamo bisogno di condividere insieme la responsabilità educativa, perché noi possiamo anche non pensarci, ma in realtà siamo sempre educatori, nel bene o nel male. E questo significa che comunichiamo sempre qualcosa di noi. Allora aiutiamoci a capire, come si diceva anche prima, dove sta il nostro cuore e come possiamo in qualche modo mettere il nostro cuore in una posizione, un atteggiamento tale che aiuti tutti gli altri, adulti e soprattutto i più piccoli in questo caso, a trovare la propria strada in maniera sensata. Grazie Daniele e Paolo, noi siamo giunti in conclusione, non so se è la stessa sensazione di bellezza da questa serata, dove abbiamo sì raccontato delle cose, ma in realtà abbiamo visto delle testimonianze meravigliose, quindi che forse sono il modo migliore anche per invitare le persone ad alzarsi e a mettersi in cammino. Paolo, noi ci ritroviamo settimana prossima, grazie Daniele, grazie Don Cristian, grazie Jutta, Carlo, Massimo e Antonella, è stato un piacere avervi qui con noi. I Giorni della Chiesa tornano puntuali settimana prossima. Settimana prossima. Caro TV. Vi aspettiamo. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, buonasera.